Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Assolti tre membri del collegio dei sindaci di Banca Marche che avevano scelto il rito abbreviato nel procedimento per il crack dell'istituto di credito, mentre altre 13 persone sono state rinviate a giudizio. Il GUP ha assolto perché il fatto non costituisce reato Marco Pierluca, Franco D'Angelo e Piero Valentini. Per gli altri 13, ex manager ed ex vertici, tra cui l'ex dirigente Massimo Bianconi, il processo si aprirà il 9 maggio 2019. Si sente male proprio mentre era in corsia nel pieno del lavoro. È stato soccorso e trasferito all'ospedale Torrette il dottor Antonio Mariani, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Senigallia. Il dirigente, 64 anni, fatalità del destino, è stato colto da un malore che peraltro si è autodiagnosticato martedì mattina e proprio nel suo reparto. Subito sono scattati i soccorsi che, come previsto in queste circostanze, prevedono il trasferimento nel più vicino punto di emodinamica. Nella fattispecie il dottor Mariani è stato trasportato a Torrette, dove è stato sottoposto a un piccolo intervento di routine perfettamente riuscito. Le sue condizioni sono buone. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto l'invio nelle Marche di 46 militari che hanno recentemente concluso il percorso addestrativo presso gli istituti di istruzione dell'Arma. Per quanto riguarda la zona di Senigallia, particolare rafforzamento per quanto riguarda l'entroterra, anche a seguito dell'escalation di furti che ha riguardato recentemente la zona. Un carabiniere è in arrivo dunque presso la stazione di Serra dei Conti e un altro presso la stazione di Corinaldo. La Regione Marche ha bisogno dell'Europa ed è in grado di utilizzare tutte le risorse che le vengono date. La chiosa dell'assessora regionale alle attività produttive, Manuela Bora, accompagna l'annuncio del raggiungimento da parte della Regione dell'obiettivo di spesa per progetti nell'attuazione del POR FESR 2014-2020, superata con oltre un mese d'anticipo. È il lutto a Senigallia per la scomparsa di Umberto Serretti, figura apprezzata e stimata in città per il suo impegno politico e istituzionale tra le fila del Partito Socialdemocratico Italiano, del quale fu consigliere comunale e assessore ai servizi sociali. È questo il ricordo del comune di Senigallia attraverso le parole del sindaco Maurizio Mangialardi. Serretti si è spento all'età di 83 anni e proprio il sindaco Maurizio Mangialardi è stato nominato coordinatore del Coordinamento Nazionale Salute di ANCI. Ancora un riconoscimento per le capacità e l'impegno in seno all'Associazione dei Comuni Italiani per il sindaco di Senigallia. Sarà ospite sabato 17 novembre alle 16 al centro commerciale Ipersimpli di Senigallia il rapper Salmo, che incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album Playlist. Un appuntamento attesissimo dai fan che arriva a pochi giorni dalle polemiche contro la Lega. Salmo ha dichiarato la sua posizione nei confronti del governo: non puoi stare con Salvini e ascoltare hip hop. Immediata la replica del segretario della Lega: che tristezza, apri la mente, fratello. Era l'ultima notizia da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.